Allora, niente, continuo a parlare. In realtà io ho cominciato a fare il Vahdut 2 sere fa con una buona amica. Ieri sera sono andata in Vahdut. Oggi ho preso vacanza e ho fatto il Vahdut. Che la beraccà di questo giorno, grazie per quello che ci hai raccontato, lo dico a chi non è presente, ci è stato raccontato della nipote, da Dmura Zaken, Nechama Rachel, che venne in Eretz Israel, Menucha e Rachel, che venne in Israele nei primi anni dell'Ottocento, e la sua storia che nacque esattamente nel giorno della liberazione della Dmura Zaken. Comincio con questa cosa, che la beraccà di questo giorno, che è Rosh Hashanah la Chassidut, e qui abbiamo detto che chi gioisce in questo giorno, con la gioia della Dmura Zaken, che ha avuto la sua liberazione, anche a Kadosh Baruch Hu ci promette anche a noi la nostra quota di Geulah, di liberazione, di Berakha. Vuoi aggiungere qualcosa? La Dmura Zaken dice chi gioisce in questo giorno, anche lui gioirà della Berakha. E questo giorno... Come dice addirittura che lo circozio... Lo tirerò fuori così come io sono uscito dalla prigionia, dalla posizione di stress, di difficoltà, così Kadosh Baruch Hu tirerà fuori chi gioisce in questo giorno. E noi abbiamo detto varie volte che chi studia anche Tanya, l'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto le Vahdut per il 18 di Elul, che è il suo compleanno, rientriamo nell'ombrello della Berakah della Dmura Zaken. Io stessa, questa qui, il Vahdut è un momento in cui ci si racconta, in realtà non è una lezione, è un momento in cui ognuno si racconta di se stesso. Io festeggio stasera, anzi ieri sera, 19 di Kislev, festeggio 11 anni di Limud, di studio di Tanya. E la mia storia è che ho ricevuto una berakha attraverso chi si è occupato di me, cioè una persona molto cara che si è occupata di me, ha preso su di sé una chlatà, una decisione importante, per chiedere per me delle risposte. La mia risposta sarebbe stata di studiare Tanya, e l'ho presa seriamente. E la sera con cui ho cominciato a cercare dove studiare, proprio la sera di Yutet Kislev, quindi niente a per caso, e proprio per questo, così come per me Tanya è stata la mia medicina, per me è importante, perché quando hai sperimentato una medicina e vedi che funziona, insomma, la vuoi condividere con gli altri. E, si dice che lo studio di Tanya, cosa festeggiamo? La uscita di prigionia dalla Dmura Zaken, ma principalmente questo giorno viene considerato lo Shchodesh la Chassidut. E ci diamo la berakha tutte quante, che possiamo, così come viene rinnovata la forza, cos'è Rosh Hashanah? Rosh Hashanah si rinnova la forza creatrice, la forza rinnovatrice di ogni anno. Quindi anche in questo momento noi stiamo rinnovando, Hashem ci manda questa luce, questa forza di rinnovamento che è presente in questo giorno, e così come... E che si dice Rosh Hashanah, che possiamo studiare la Chassidut e andare secondo le vie della Chassidut, e poi spiegheremo cosa vuol dire, perché sono delle grandi parole, ma cosa vuol dire andare nella via della Chassidut? Detto questo, quando vediamo qualcuno che studia Chassidut e vive Chassidut, glielo vediamo in faccia, ben stampato, molto chiaro. Ma come facciamo dalla teoria a passare alla pratica? Innanzitutto bracha a tutte noi, Lechaim Lechaim, di Shana Tova, בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, בפנימיות התורה, che possiamo fare internalizzare veramente tutti questi segreti della Torah che a noi vengono serviti su un piatto d'argento, e di farli nostri con facilità. Quindi lechaim lechaim. Amen. Perché lo studio della Chassidut non è altro che una preparazione per la venuta di Mashiach. Noi ci stiamo preparando a capire che cosa vuol dire il tempo della Geulah. Quando una persona nasce come diceva Ruth, in una stanza buia, è abituata a vivere nel buio. Chaim lechaim v'bracha. Refuah shlema le Miriam Batsa. Amen. Vehenya, refuah shlema henya bat brava baralea. Refuah shlema noa Miriam bat Esther. Refuah shlema le kol le mitzvah ben Esther Malka.
Amen. Io amo questo momento di grandi berachot. Pensate a tutti i nomi che facciamo un grande amen. Si dice che la berachà è la forza della serata di un'edivadut, di un'unione chassidica, chiamiamola come vogliamo. Siamo insieme, stiamo mangiando insieme, ci vogliamo bene. La forza della nostra unione, della nostra condivisione, è più forte della portata dell'angelo Michele. Noi siamo più forti in questo momento, se noi diciamo amen. Le inui di Schwarz, Jonathan, Ben, Roberta. Si possa rincontrare prestissimo con la venuta di Mashiach. Quindi questa serata non è una serata ricominciamo oggi, abbiamo ricominciato il 19 di Kles, abbiamo ricominciato a studiare Tania di nuovo. E ieri ho fatto il mio Chazak Felip Chazek. E quando si studia Tania, si dice che poi leggeremo qualche piccola frase dell'introduzione per capire quanto dice Tania per il Chabad. L'acronimo di Chabad è Chokhmah Binah Adat. Quindi proprio apriamo il cervello e cominciamo a capire come funziona la nostra mente. Quindi non è legato a un gruppo di ebrei, ma è uno strumento che tutti possiamo usare e tutti, se siamo furbi, la usiamo, perché ci aiuta a uscire dal nostro pozzetto. Quando una persona dice, una persona nasce e cresce in un buco nero, e cioè pensa che fuori c'è la luce, ci sono delle belle case, ci sono dei caffè, ci sono dei bei ristoranti, ci sono dei negozi alla moda, scusa, di cosa stai parlando? Io sono qua, che una persona dice, io sono nato e cresciuto in un buco nero, questo è quello che conosco, le pareti della mia realtà. Dice, ma no, guarda che c'è una realtà diversa. No, non ti credo. Quello che noi stiamo facendo studiando Chassidut e con Tania ci aiuta proprio ABC, ce lo imbocca praticamente, è cominciare, benché siamo ancora nel pozzetto, a capire e a vedere la realtà, la vera realtà. La domanda che viene posta è, come mai se Rosh Hashanah è Rosh Hashanah, dove si dice che c'è questa forza creatrice, Hashem regala al mondo una nuova forza creatrice, per questo è importante che noi, il popolo ebraico, suoniamo lo shofar e facciamo il nostro lavoro di popolo ebraico, e poi dopo qualche mese, ci ritroviamo in quello che è Rosh Hashanah la Chassidut. Quindi, perché non è tutto insieme? Se Hashem rinnova il mondo con Rosh Hashanah, qual è la differenza tra uno e l'altro? Uno è compreso nell'altro, mi verreste da dire, no? La Rosh Hashanah Chassidut è compreso nel Rosh Hashanah normale, che festeggiamo a Tishrei. Quindi perché rinnovare, ancora un processo di rinnovamento? Perché qui siamo un processo di rinnovamento. Notare bene che questo processo di rinnovamento è in un momento in cui la Luna decresce. Di solito il processo di rinnovamento è quando la Luna cresce. Invece noi siamo quando la Luna sta decrescendo dal 15 in poi del mese. E di solito i buoni agricoltori sanno che non si pianta mai dal 15 del mese in poi. Quando vuoi far crescere bene le tue piantine, le pianti dall'inizio del mese ebraico, cioè quando la luna non si vede, fino al 15 quando la luna è piena. La seconda parte ti lascia perdere. Proprio per l'effetto, diciamo, della luna. Quindi una delle risposte che viene data, l'ho sentito oggi molto bello, è che Hashem crea il mondo, con Rosh Hashanah crea il mondo, ma un mondo in cui e Olam di Elem, quindi il mondo dove la presenza divina è celata, non la vediamo in modo chiaro. E oggi la cosa più forte che continuava per stare durante le Vadut, di nuovo questo privilegio, è com'è che mi faccio prendere dal panico ogni tanto delle mie preoccupazioni? Ma perché mi preoccupo? Questa è stata la mia, dentro di me mi dicevo, ma io sto bene, ma è tutto che non si va fu. Ma perché mi preoccupo? Mi faccio prendere dal panico? Quando uno si fa prendere dal panico poi si arrabbia, si offende, è disturbato, no? Abbiamo tutti i nostri umori su e giù. E oggi dico, se veramente capisco che è tutto a Kadosh Baruch Hu, ma chi si arrabbia più? Dico, speriamo di portarcelo a casa, no? Se che questo giorno si prendono anche Achlatot Vot, si prendono nuovi propositi, e prendiamo un nuovo proposito anche di capire meglio questa cosa e internalizzarla, quindi vivo anch'io meglio la mia quotidianità. In Rosh Hashanah crea un mondo dove tutto è, la presenza di Hashem per definizione è celata. E sta a noi fare questo lavoro di scoprire Kadosh Baruch Hu. Si dice, noi abbiamo i cinque sensi, tutti i cinque sensi sono materiali. Non c'è niente che mi dice l'antenna spirituale. Sento,
vedo, tutto materiale. E poi per collegarmi con la spiritualità devo andare a studiare Torah. Insomma, se Akadosh Baruch Hu avesse fatto l'opposto, io con tutti i miei cinque sensi sento Elokut, sento divino, e poi per sentire tutte quelle che sono in ebraico le tavot, i miei piaceri personali, tutto quello che è il mondo urla, no? Diciamo, lo vedo nei libri, chi andrebbe a aprire i libri, no? Vivremo tranquillamente nei nostri cinque sensi legati alla spiritualità. E quello che succederà Bezman Mashiach in questo caso. Ma noi oggi siamo in un mondo in cui i nostri cinque sensi, vedere, sentire, toccare, sono tutti incentrati sulla materialità. Perché? Perché Hashem è quello che ha voluto, creare un mondo materiale dove noi viviamo nella materialità e benché siamo limitati nella materialità, cerchiamo a Kadosh Baruch Hu. Ognuno di noi ha questa vocina dentro di noi e bisogna fare, come diceva Ruth, il lavoro dal basso verso l'altro. Perché questo è lo sforzo, se no è troppo facile. Che cosa ci porta invece Rosh Hashanah la Chassidut? Che cos'è la novità di Rosh Hashanah? Che Rosh Hashanah Chassidut ci porta esattamente l'opposto. Ci serve sul piatto d'argento quello che è la presenza divina Begalui. Cioè, quando si studia Chassidut si comincia a toccare, a sentire, a percepire il divino in modo molto, molto reale. E quindi, benché noi viviamo in un mondo materiale, quanto più noi entriamo in una dimensione di studio della Torah concentrato sulla Chassidut, e poi spieghiamo qual è la differenza, cos'è la novità della Chassidut che ci viene regalata nella nostra generazione, stiamo parlando comunque di 250 anni, una generazione di 250 anni, che ci permette di guardare la realtà al di là della nostra visione materiale. E si dice, c'è un rav che seguiamo che dice la visione del cielo, quindi non è soltanto a me guardare la realtà con degli occhi, ma come faccio a vedere la realtà con degli occhi spirituali? Mi devo allenare. E non è per niente oggi la porzione di oggi che abbiamo oggi Yom Shlishi, Papa Yom Kitov, così come al tempo dell'Admor HaZaken. Per questo abbiamo cantato il Nigun Pada Beshalom, che comincia col passuk 19 del capitolo 55 di Teilim, che è il passuk che il Rebbe stava leggendo quando l'hanno liberato, dopo 53 giorni di prigionia. E è il mio... 53 giorni di prigionia. E adesso faccio una breve... cioè ritorno alla storia. E... nella porzione di oggi, da Parashah di oggi, si dice che Yosef viene messo nel pozzo, che il pozzo era, come mi dà Hama, era vuoto. Esatto, Rashi ci spiega il pozzo, perché dice che era vuoto? Per spiegarci che non c'era acqua, che di solito il pozzo è pieno d'acqua. Quindi Yosef non è che nuotava nell'acqua, ma si ritrova in un buco della terra e quando non c'è acqua ci sono scorpioni, serpenti, sono pericoli. Da qui capiamo quanto è importante studiare Torah e aiutarci con gli strumenti della Chassidut, perché quello che noi pensiamo è quello che rimane nella nostra testa. Quello che noi inseriamo nel cervello, noi possiamo smettere di parlare e possiamo smettere di fare, ma non possiamo smettere di pensare. Quindi la Chassidut ci dice, se vuoi pensare bene, allenati a pensare bene. Metti buoni ingredienti nel frigorifero, perché se metti buoni ingredienti nel frigorifero avrai dei buoni profumi. Se metti il pesce marcio avrai odore di pesce marcio. Quindi la Chassidut ci aiuta, proprio ce lo serve e ci aiuta a fare questo lavoro. Perché nella nostra generazione e non nella generazione precedenti? Perché noi siamo l'ultima generazione, noi chiamiamo il tallone, non so, il tallone di Achille, siamo l'ultima generazione, siamo quelli insensibili, tra virgolette. Noi possiamo stare sui talloni e non ci fa troppo male. Mettiamoci sulle mani, a un certo punto, poco dopo abbiamo male. Quindi la sensibilità del tallone è una sensibilità attenuata. Quindi da una parte siamo belli coriacei, dall'altra parte dobbiamo risvegliare una sensibilità che nelle generazioni precedenti non era necessario. Oggi c'è molto spesso quello che è l'indifferenza. Cos'è l'indifferenza? Non lo so, non mi interessa, non lo voglio neanche sapere. Lasciami stare. E benché dentro di noi tutti abbiamo questa voglia di attaccarci a Kadosh Baruch Hu e di sapere la verità,
bisogna fare quello sforzo dal basso di saltare l'ostacolo. E io stessa ho vissuto questa esperienza. Finché non raschi il barile, non prendi delle decisioni importanti. Adesso torniamo un po' alla storia di Yutet Kislev. La storia di Yutet Kislev, che stasera il 19 di Kislev festeggiamo anche la Ilula de Magid Misrich, che è l'allievo del Baal Shem Tov. Il Magid Misrich era il maestro della Gmura Zaken, e fu solo lui il maestro. L'interazione tra il Baal Shem Tov e la Gmura Zaken fu quasi molto poco, quasi nulla, benché lo stesso Baal Shem Tov va a dichiarare: sta scendendo in questo mondo una neshama nuova che porterà delle novità in questo mondo, un regalo che Hashem ci fa. Una neshama che non ha da fare una rettificazione. La maggior parte delle neshamot scendono in questo mondo per mettere a posto qualcosa. La neshama della Gmura Zaken era per rivelarci qualche cosa. E la Gmura Zaken decide di mettere per iscritto tutti i suoi insegnamenti che ha ricevuto dal Magid di Misrich, il quale l'ha ricevuto dal Baal Shem Tov. Quindi Tanya non è altro che una ricostruzione metodica degli insegnamenti del Baal Shem Tov, il quale non scrisse niente, il Baal Shem Tov non scrisse, furono i suoi alunni a scrivere, che è molto sintetica, perché non ci sono storie, esempi, ogni punto, ogni virgola è importante, per aiutare i suoi alunni, non ci chiama Hasidim, ma i suoi alunni, a rispondere a una domanda molto semplice: come faccio a servire a Kadosh Baruch Hu con amore e con timore? La famosa frase di Moshe Rabbeinu che dice «Kikaro velecha davar meod». Se veramente la cosa mi avvicina, perché nel mondo che io vivo non mi sembra tanto reale? Se l'amore per Hashem, il timore per Hashem è una cosa che mi è molto vicina, Kikaro velecha davar meod, è dentro di me, ce l'ho. Perché non lo vediamo nella nostra realtà? Va scoperta. Quindi la Gmura Zaken scrive il Sefer HaBeinoni, così viene chiamato Sefer HaBeinoni, per spiegare come funziona la Neshama Elokit, la Neshama divina che è dentro di noi, per spiegare come Hashem ha creato questo mondo e qual è la relazione. Quindi un po' una fisica della spiritualità. Quando abbiamo capito questo, possiamo andare avanti. Lo studio del Tanya è una lunga via, ma corta. Rispetto a una via corta, ma lunga. Che cosa vuol dire? La famosa storia di un uomo che cerca di entrare in una città e si rivolge a un ragazzo e gli dice: come faccio ad arrivare in città? E il ragazzo dice: vuoi la strada lunga, ma corta, ma la strada corta, ma lunga? E lui giustamente dice: corta, ma lunga. Genio. E quindi il ragazzo gli mostra una strada e lui infatti poco dopo arriva alla città, ma si ritrova il muro, una bella strada ben pavimentata, facile da percorrere, ma non dà l'accesso alla città, quindi arriva alle mura della città ma non entra dentro la città. A questo punto obbliga, se vuole veramente entrare dentro la città, quello che in ebraico si dice la pnimiut, la parte interna della cosa, deve per forza fare il giro. E allora lì è una strada difficile, piena di rocce, piena di polvere, lunga, difficoltosa. Qual è il punto? Molto spesso il lavoro della Gmura Zaken è un lavoro che è individuale. Se noi lo facciamo, ci facciamo i muscoli. Lo facciamo noi. Quello che diceva Ruth, non viviamo solo del beneficio di un rebbe che ci tende, che ci illumina, allora noi siamo illuminati e allora funzioniamo. E quando il rebbe non c'è, c'è di nuovo il buio. No, è un lungo processo difficile, duro, durissimo, ma è mio, è individuale, nessuno me lo può togliere. Quindi torniamo alla storia della liberazione della Gmura Zaken. La Gmura Zaken mi hanno detto che era un ragazzo prodigio, sia nella parte rivelata della Torah, sia nella parte esoterica della Torah, quindi Shneor, il nome di Shneor Zalman, queste due luci, due luminari, perché scrive sia un Shulchan Aruch, quindi tutte le regole, le mitzvot, sia il Tanya, che è un'opera che scriverà nel corso di 20 anni, quindi ci mette tantissimo, e alla fine del completamento del Tanya viene accusato di mandare denaro, come hanno detto prima, all'impero nemico, che era l'impero ottomano che controllava Israele dell'epoca. Chiaramente la Gmura Zaken mandava dei soldi di tzedakah per la comunità ebraica, la comunità hasidica, che si era trasferita, che la Gmura Zaken aveva preso in carico di mantenere.
quando viene imprigionato ci sono varie, tantissime storie, e sono tutte storie documentate negli archivi sia a San Pietroburgo che a Mosca. Una cosa impressionante come le autorità russe abbiano considerato importante registrare tutti questi dettagli. Quindi Admura Zakhen viene imprigionato per 53 giorni, che stanno a rispondere 53 capitoli del libro di Tania, a cui poi sono state annesse altre parti. E quando Admura Zakhen fu imprigionato, verrebbe da dire, cioè, dopo tutto questo sforzo gigantesco, dice, butto la spugna, basta. Vuol dire che Akadosh Baruch Hu non vuole che io continui a fare questo lavoro. L'Admura Zakhen era pronto a fare Mesirut Nefesh, a sacrificare la sua propria vita. Cioè, evidentemente non è il tempo, perché varie generazioni sono state tentate di rivelare dei segreti della Torah. Non era il tempo. Quindi l'Admura Zakhen, quando viene imprigionato, non è che pensa a se stesso, per quanto fosse Alcatraz dell'epoca, più che altro dice, questo è capolinea, vuol dire che non devo fare di più. Questo messaggio dall'alto, che non devo fare di più. Succede che gli vengono dei messaggi esterni. Quindi anche il più grande tzaddik ha bisogno dei feedback. L'abbiamo studiato anche una volta con Moshe Rabbeinu, ha bisogno del feedback esterno. Che gli dicono, no, devi andare avanti. Quindi questo, chiamiamolo così, giudizio, in cui la Admura Zakhen viene fermato un momento in questa prigionia di quasi 2 mesi, dopodiché in realtà nel momento in cui viene liberato, questo è il famoso Chag HaGeulah della liberazione, perché gli viene dato il nulla osta, il via libera per diffondere questi segreti della Chassidut. Qual era il punto? Che c'era, chiamiamo così, da un punto di vista spirituale, una diatriba. Se si rivela tutti questi segreti della Torah a chiunque, anche chi non ha gli strumenti per capire e per assorbire e per rispettare, perché stiamo parlando di segreti della Torah, è un mancanza di rispetto per la Torah. Quindi non c'è la possibilità di rivelarlo a tutti. E durante la prigionia dell'Admura Zakhen gli si presentano, vengono a trovarlo il Baal Shem Tov e il Magid di Mezrich, Neshamot Begufam, Neshamot nel corpo. La cosa più interessante che ho saputo è che il Rebbe della nostra generazione ha mandato dei suoi Hasidim a controllare la cella in cui era stato rinchiuso l'Admura Zakhen e controllare se è una stanza che accoglie 3 persone. Se c'è posto. È la cosa che il Rebbe ha controllato, di tutte le cose che poteva controllare, quello che il Rebbe è andato a controllare. Proprio la meticolosità nella materialità, come si dice. Quindi l'Admura Zakhen riceve la visita del Baal Shem Tov e del Magid di Mezrich, che chiaramente in quel momento erano già passati, come si dice, miglior vita, ma il tzaddik è vivo e diceva anche nel loro corpo, una cosa che noi non possiamo capire, ma se Dio vuole capiremo molto presto. E l'Admura Zakhen dice, ok, alzo le mani, e evidentemente non c'è volontà dal cielo che io vada avanti con questa mia missione di rivelare il segreto della Torah per aiutare il popolo ebraico, che siamo, ben detto, noi siamo l'ultima generazione prima della venuta di Mashiach. E allora sia Baal Shem Tov che Magid di Mezrich, i suoi maestri, gli ricordano una storia che lui stesso aveva raccontato, che lo stesso Admura Zakhen aveva raccontato, che la Chassidut, così come ci viene spiegata e in pillole, proprio per la nostra capacità di capire, perché noi ogni concetto deve essere proporzionale a chi lo ascolta. Se un paese di università va all'asilo a spiegare i concetti di fisica organica ai bambini dell'asilo, e chiaramente non avrà nessun tipo di successo. Quindi la capacità del maestro è quello di sintetizzare, semplificare le cose finché sia un prodotto adatto a chi ascolta. Quindi un maestro, un morè di asilo, ha una capacità incredibile di spiegare i concetti anche molto elevati a dei bambini, e più si va avanti più ci si può dilungare nelle spiegazioni, nei dettagli, ma chiaramente ogni cosa è proporzionale. Quindi abbiamo detto che la Chassidut è proporzionale a quelle che sono le nostre capacità di comprensione. E cosa gli ricordano all'Admura Zakhen? La storia che l'Admura Zakhen stessa aveva detto al Magid di Mezrich. Cos'è la similitudine? È come un re
che ha un figlio molto caro, molto prezioso, molto giusto, che però a un certo punto si ammala. Ed è un figlio unico, quindi il re chiama tutti i dottori del reame, ma nessuno è in grado di curare questo figlio. Finché uno dottore dice, forse c'è una piccola probabilità di salvare questo figlio, e il modo è di utilizzare un diamante, che è il diamante principale della corona del re, triturarlo, farne una bevanda, e forse una goccia entrerà nella bocca del principe, e questo potrà salvarlo. Il re non ci pensa due volte, dice, cosa me ne faccio di una corona se non ho un principe? Cosa me ne faccio della corona più bella, col diamante più bello, se non ho qualcuno a cui darlo? Quindi il re, vedendo il figlio moribondo, decide di sacrificare il diamante più bello della corona, di triturarlo, quindi renderlo alla portata della bocca del principe, e così il principe può salvarsi. Questa è la stessa similitudine in cui viene preso tutti i segreti della Torah e ci viene regalata con grandissimo, noi si dimentica, ma con grandissimo sacrificio personale, per poter dare a noi una luce, per risvegliarci dentro di noi quella luce che ci fa amare e capire che cosa stiamo facendo, perché la Chassidut non fa altro che spiegarci che cosa siamo e che cosa facciamo. E perché siamo qua, in poche parole? Perché sennò diventiamo un po' delle macchinette e non viviamo quello che stiamo facendo. Invece il punto è vivere, perché nel momento in cui noi viviamo e sentiamo e capiamo quello che stiamo facendo, la nostra, abbiamo detto, la nostra voglia si rinforza, il nostro piacere si rinforza. Io voglio fare quello che faccio, nessuno mi obbliga, io lo voglio fare. Io voglio fare quello che è giusto, io voglio fare quello che è bene, io voglio rivelare Elokut divino in questo mondo, ma soprattutto, prima di tutto, dentro di me. È per questo motivo che la Murat Zaken capisce che il suo compito non è finito con la sua prigionia, ma deve continuare, e quando viene liberato il 19 di Kislev, dichiara, questa è la mia festa, e chiunque partecipa, gioisce nella mia festa, riceve anche la forza di uscire da quello che è il suo pozzetto nero, chiamiamolo così, di uscire lui dal suo momento di difficoltà. Quindi questo momento di grande forza spirituale e di grande berakha, che va al di là della nostra capacità materiale di pensare, stimare, calcolare quello che possono essere i risultati delle nostre azioni. Hashem ci dice, prepara un recipiente, fai qualcosa, dopodiché Hashem lo riempie. Per questo che io oggi mi sono ripetuta, ma cosa mi preoccupa a fare? Ma perché mi devo preoccupare? Io faccio il mio, io ci sono, io faccio qualcuno. Dopodiché il resto lo riempie a Kadosh Baruch Hu. Quando lo decide Kadosh Baruch Hu? Perché quel momento è il momento che deve essere, così deve essere. Dove mi trovo adesso è lì dove io sono adesso, è quello che io devo fare adesso, punto e a capo. Quindi tutto questo ci dà una grande anche pace dentro di noi. E quindi l'Admor HaZaken viene liberato da prigione questi giorni, il 19 di Kislev e del 20 di Kislev. Piccolissime storie, non so quanto tempo ho, e sull'importanza della materialità. Noi spesso ci rivolgiamo agli angeli, al supernaturale, noi vogliamo vivere delle vite supernaturali, e invece Hashem ci ricorda che la volontà di Hashem è in questo mondo materiale. Sono due storie noi sappiamo che ogni mese si deve benedire la luna, soprattutto benediscono la luna, e siccome l'Admor HaZaken è stato imprigionato 53 giorni, ci sono due benedizioni della luna in questo periodo, quindi erano due volte. La prima volta, quando viene imprigionato, c'è questa storia che avevo raccontato anche un paio di settimane fa, in cui siccome la prigione era proprio come una specie di isolotto, era salito su una barchetta, e l'Admor HaZaken chiede alla guardia che conduceva la barchetta di fermarsi perché in questo modo potesse fare la benedizione sulla luna. E il carceriere si rifiuta una prima volta, una seconda volta, e dopodiché la barca non si muove più. E allora a questo punto si rende conto che l'Admor HaZaken non è una persona qualunque, ma è una persona speciale. E l'Admor HaZaken gli chiede per favore di fermare, di fare la sua richiesta, di fermare la barca in modo che lui possa benedire la luna. Allora la domanda nasce spontanea, perché l'Admor HaZaken non benisce la luna quando lui ha fatto fermare la barchetta con i superpoteri, diciamolo così.
perché le mitzvot vanno fatte in questo mondo materiale secondo natura. Quindi Admor HaZaken chiede di fermare la barca, la barca si ferma, viene fermata dal carceriere e solo in quel momento Admor HaZaken fa la berakà. E il carceriere, che non era stupido, chiede ad Admor HaZaken una berakà. E infatti si realizzerà. Dopodiché, un mese dopo, altro giro, l'Admor HaZaken di nuovo deve fare la benedizione della luna. E noi sappiamo che benché tutta l'incarcerazione dell'Admor HaZaken ci furono dei fenomeni, chiamano così, soprannaturali. L'Admor HaZaken chiede di nuovo, a questo punto era nella sua cella, chiede al suo carceriere di lasciarlo uscire per un breve tempo dalle 6 per poter fare la berakà sulla luna, e in questo soldato non si capisce perché, ma lo accontenta. Però dice: per favore, per la mia salvezza e per la tua salvezza, che in teoria questa qui era una pena, diciamo, la carcerazione dell'Admor HaZaken non era una pena a tempo breve, era una pena di morte se non tempo determinato, ma anche il carceriere, lasciandolo uscire qualche minuto per la benedizione della luna, si metteva anche lui in pericolo. E l'Admor HaZaken dalle 6, invece di tornare dopo qualche minuto, le 7, le 8, le 9, le 10, finalmente alle 10 l'Admor HaZaken torna, si ripresenta e tornano nella... Evidentemente c'era nuvole e quindi l'Admor HaZaken doveva aspettare che si liberasse il cielo. Un quarto d'ora dopo, si presenta la seconda guardia, che in realtà doveva presentarsi alle 8. Come sappiamo tutte queste storie? Faccio un piccolo flashback. Rebbe Maharash è il quarto rebbe di Lubavitch, quindi il pronipote dell'Admor HaZaken, mandò dei suoi chassidim a San Pietroburgo, se non erro, a cercare i documenti dell'incarcerazione dell'Admor HaZaken. Chiaramente non erano dei documenti che erano su YouTube, ma erano dei documenti che erano strettamente segreto di Stato. Stiamo parlando ancora di un'epoca ancora zarista. Noi sappiamo che il motto del Rebbe Maharash è «Milatrila Riber», già ti comporti come se hai già avuto successo. Cioè, non ti pone nessuna domanda, hai già successo. Quindi i suoi chassidim si vanno nell'archivio, chiedono al bibliotecario di poter avere accesso ai documenti, e lui dice: io non ho problema, semplicemente stasera c'è il generale che fa l'ispezione, venite domani, non c'è nessuna ispezione, che succede una volta alla settimana, e siete tranquilli. Quindi questi, i chassidim del Rebbe Maharash, si presentano il giorno dopo e caso vuole che arriva di nuovo il generale. E il generale chiede, questo generale dell'impero russo, chiede: cosa state facendo? Noi, loro dicono, rispondono: noi siamo dei chassidim del Rebbe di Lubavitch e siamo venuti a cercare dei documenti sull'imprigionamento dell'Admor HaZaken. E lui dice: d'accordo, venite domani sera, venite più tardi da me a bere un caffè a casa mia. Questo già li ha rilassati, perché se avesse voluto denunciarli, sicuramente non li invitava a casa a bere un caffè. E cosa gli racconta? Gli racconta la seguente storia: io sono un generale ormai in pensione, il mio unico compito oggi è quello di controllare l'archivio. Ma quando ero giovane, tanti anni fa, ero un giovanissimo soldato di corvée in questa prigione dove fu imprigionato questo, il vostro rebbe. E lui mi chiese di uscire a fare la benedizione per la luna, e io non so perché acconsentì, ma gli chiesi una benedizione. La cosa più strana, disse, che gli avevo detto che aveva pochi minuti a disposizione per non rischiare di essere presi, e lui invece dalle 6 qualche minuto fino alle 10 non tornò nella sua cella. Ma la cosa più assurda è che il soldato che doveva venire alle 8 si presentò alle 10:15, quindi nessuno fu scoperto. E io chiesi una benedizione per me, per aver fatto questa gentilezza, e l'Admor HaZaken mi diede una benedizione di vita lunga, infatti appunto era molto vecchio, e di grande successo. Dice: come
come ricevetti questa benedizione, la mia carriera cominciò a avere una crescita fenomenale, tanto che diventi pochissimo tempo guardia personale dello zar. A un certo punto, pochissimo tempo dopo, quando c'era lo zar camminava col figlioletto e questo soldato lascia la sua postazione perché il bambino stava cadendo, per aiutare il bambino a non cadere, quindi il principino. E lo zar, vedendo che il soldato aveva lasciato la postazione, lo accusa di aver trasgredito, diciamo, il suo ruolo. E lui dice: io sono rivolto di nuovo al vostro Rebbe. E tu cosa faccio? Lui mi ha detto: digli che per te è più importante sacrificare la tua vita, ma non far sì che ci sia un momento così di defaianza anche del principino. Quindi hai preferito lasciare la tua postazione per aiutare a non far inciampare il principino. E questo è quello che disse, e piacque tantissimo allo zar, che lo fece salire ancora di più finché divenne generale. Per questo vi racconto, e non vi cerco, ma vi racconto la vera storia, perché io sono debitore al vostro Rebbe, questo è un soldato zarista. In più, la sottoscritta è andata a cercarsi tutte le storie, tutti gli zar, tutti gli Admurim Chabad, e c'è la famosa storia, se non erro, che anche lo stesso zar andò a visitare Admur HaZaken, perché innanzitutto erano degli zar colti, ma è chiaro che la presenza di un grandissimo tzaddik aveva destabilizzato un pochino tutti, aveva incuriosito tutti. Questo zar, se andate a vedere la storia, si dice che a un certo punto, tra virgolette, fa teshuvah, nel senso che si finge morto. Cioè, la storia è che uno zar, se non sbaglio Alessandro I, si finge morto, si fa, tra virgolette, seppellire, e poi nei seguenti anni si veste completamente, non fa la conversione, ma completamente impoverito, ed è un uomo di carità, che vive una vita semplicissima, senza mai, dicevano tutti, assomigliava molto all'imperatore, ma in teoria l'imperatore era morto. Quindi questo è l'impatto della Admur HaZaken anche sull'imperatore, e possiamo andare avanti ore e ore e ore di storie della Admur HaZaken. Qual è viene accusato che nel Tanya il Malchut, la sfera di Malchut è quella più bassa, e dico: ma come Malchut? Lo zar è il regno, quindi abbina il regno dello zar a un livello, diciamo, più basso di tutti, no? Noi sappiamo che Malchut è anche questo mondo, in realtà, no? È quello che dà la possibilità di nascere, far nascere quello successivo. Quindi viene anche accusato, diciamo, viene anche così attaccato da un punto di vista, chiamiamo così, di concetti dello stesso Tanya. Ma l'Admur HaZaken spiega: così come un re governa senza dover fare niente se non parlando, così allo stesso modo Malchut, HaKadosh Baruch Hu, si esprime in questo modo parlando, perché HaKadosh Baruch Hu crea continuamente questo mondo attraverso la parola. Negli ultimi anni della vita dell'Admur HaZaken, anzi scusate, negli ultimi istanti della vita dell'Admur HaZaken, noi sappiamo che l'Admur HaZaken è il 24 di Tevet, è il 24 di Tevet, ed è la Racha che io ricevetti 11 anni fa,